Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo non è proprio un video dove oggi andremo a sperimentare le ricette, bensì vi farò vedere come si farciscono i cestini alla frutta. L'altra volta io ho fatto un video dove realizzavo i cestini alle fragole, però è successo che proprio mentre li stavo appunto farcendo, cioè l'ultima proprio parte, per qualche ragione la telecamera non ha registrato e non mi sono neanche resa conto che non stava registrando. Quindi tranquillamente parlavo, 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 vi spiegavo come fare, però non stava registrando. Quindi ho detto, vabbè, visto che ieri ci è avanzata della pasta frolla, come ho fatto la crosta, ho detto, vabbè, approfitto per fare dei cestini di frutta, così vi faccio un mini video dove vi faccio vedere come si farciscono. Allora, per farcire io uso crema pasticcera e uso chiaramente anche la siringa. Poi la frutta, stavolta ho deciso di cambiare non più fragole ma mandarini, di questi tempi mandarini. Non lo so. Vabbè, comunque ho detto alla mia mamma, vai, vedi che frutta trovi, va bene una qualsiasi, alla fine mi ha riportato i mandarini di questi tempi. Io non lo so. E vabbè. E per finire, la gelatina. Questa ve la straconsiglio. All'inizio pure ci ridevo, perché di solito la gelatina classica, noi siamo abituati a farla, diciamo, quella in bustina, no? Che si mette, diciamo, in mezzo all'acqua e bisogna fare così, però questa ve la straconsiglio perché è la gelatina istantanea, un po' come la panna. Io l'ho provata già l'altra volta facendo i cestini alle fragole, mi ci sono trovata meglio. Meglio perché vi dura di più e fai prima. Quindi ve la straconsiglio, anche se sembra proprio buono, però date qua. Va bene, comunque possiamo procedere. Questo è il mio cestino, gli altri li ho fatti. Vi faccio vedere questo come lo faccio. Prima cosa, io prendo la prima pasticcera, chiaramente con la siringa, e la metto, diciamo, dentro il cestino, in questo modo. Adesso prendiamo la frutta, in questo caso un pezzettino, diciamo così. E lo posizioniamo in questo modo. E per finire la gelatina. La andiamo semplicemente a spruzzare come se fosse appunto profumo. E adesso diciamo che il vostro cestino è pronto. Bene ragazzi, anche se questo video è stato breve, spero di essere stata chiara e quindi ci rivediamo al prossimo video.